Cosa ne pensa di un governo Draghi e secondo lei ci potrebbero essere riflessi sulla campagna elettorale sia per Napoli a giugno che per la sua in Calabria? Quante domande? Le dinamiche. Lei corre troppo, parla di governo Draghi. Noi tra poco, tra circa un'ora, il Presidente della Repubblica Mattarella incarica Mario Draghi a provare a costituire un governo. Immagino che il Presidente incaricato accetterà con riserva, la strada non è in discesa, quindi è tutto ancora da vedere. Ieri ho ascoltato con molta attenzione le parole del Presidente della Repubblica. Un appello accorato che condivido a provare a formare un governo, che condivido perché in questo momento storico, in una pandemia sanitaria ancora virulenta, in una pandemia sociale ed economica particolarmente aggressiva, andare al voto, che pure, come giustamente dice il Presidente, è alto esercizio di democrazia, significa avere un interlocutore, se tutto va bene, operativo fra 3 mesi, considerando se si vuole andare in accelerazione tenendo conto della pandemia. Quindi, insomma, credo che alla fine si proverà a costruire un governo, però non so come. Quindi è possibile che sarà un governo istituzionale a questo punto, visto che c'è la pandemia, G20, elezione del Presidente della Repubblica, tanti temi da affrontare. Mi auguro che sia un governo politico, non so quale, io non amo i governi tecnici, perché poi ci sono anche in politica i tecnici, però proprio la formulazione governo tecnico. Quindi mi auguro, se sarà governo, che sarà un governo politico, però credo che quello che sta avvenendo fuori è una forte lacerazione del rapporto politico tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Renzi sta giocando una partita importante, bisognerà vedere se il centrodestra si mostrerà compatto contro l'ipotesi Draghi, che non credo. Poi ci sarà un'area, chiamiamoli costruttori, come ama definirli il Presidente della Repubblica, responsabili, come vogliamo definire. Poi c'è il Paese, che mi sembra dimenticato. Ci stanno le persone che non hanno più lavoro, persone che muoiono negli ospedali, piano vaccini che non avanza, aziende che chiudono, saracinesche che non si aprono, e ve lo dico con molta sincerità, vedere questo teatrino romano un po' mi fa anche vergognare, ma la vergogna è la loro, perché comunque è da circa molti mesi che il governo non era in forma. Poi è chiaro, Renzi è stato un po' il pretesto, questo funambolo politico che pensa solo a se stesso, a mettere a nudo comunque un quadro politico che non era più in grado di rispondere. E infatti comprendo anche il perché il Presidente Mattarella, garante della Costituzione e dell'Unità Nazionale, abbia individuato non in Conte ma in Draghi la persona ultima per poter fare un tentativo di rimettere a posto un'esigenza che il Paese ha di governo. E questa è l'analisi sulla crisi. Poi mi ha chiesto se avrà ripercussioni, dipende come va il mandato con riserva che accetterà il Presidente Draghi, dipenderà molto da quello, perché attualmente non c'è nessuna certezza. L'unica certezza apparente è che si vota in Calabria l'11 aprile, per il resto è tutto incerto, amministrative dovrebbe votarsi a giugno, le politiche non si sa. Quindi non... quello che vi posso dire è che io sono orgoglioso di aver fatto finora il sindaco di Napoli tenendo alla larga i funamboli della politica politicante che pensano solo a loro stessi, che anche qua dentro ce ne stanno in Consiglio Comunale, e sono impegnato a costruire un laboratorio politico in Calabria che si tiene ben lontano da alleanze politiche che poi mostrano tutta la fragilità, come è accaduto
ai noi, dico come paese, non perché ne sono un sostenitore, nel rapporto tra Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Italia Viva e altri pezzi, diciamo, di gruppo misto e quant'altro. Chiudo dicendo, oggi tutti si stanno rendendo conto, parlando, no? Anche quando incontro qualche ministro, compreso ieri, di chi è Renzi, erano gli stessi che quando circa 6 anni fa da questa città mettevamo a nudo quel Presidente del Consiglio per come era fatto nel suo modo di fare politica, venivamo duramente attaccati perché dicevamo che non avevamo ragione. Una piccola soddisfazione, ma evidentemente si sono resi conto in che mani si sono messi. Secondo lei, quindi, diciamo, il tentativo, diciamo, la disponibilità di Renzi a sedersi al tavolo per un eventuale governo che è fallito ieri sera è stato solamente, diciamo, una sceneggiata, una finta? Ma in questo momento non ci sono vincitori e vinti, c'è il paese che perde, il paese reale, noi come cittadini. Se pensiamo al palazzo, non c'è dubbio che un colpo l'ha assestato Matteo Renzi. Il suo obiettivo politico, che assumeva anche tratti di essere un obiettivo personale, era quello di fare fuori, politicamente parlando, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Lui poi in queste cose si appassiona, no? Campanellino, stai sereno, ad Enrico Letta. Quindi lui ha raggiunto il suo obiettivo, era quello di togliere Conte, insomma, e si vede che la situazione non è tranquilla. Basta non solo ascoltare le parole del Presidente della Repubblica, ma vedere anche il volto del Presidente della Repubblica. Secondo lei sembra di capire che forse lei preferisce le elezioni piuttosto che il governo, insomma, la strada del governo Draghi? No, per la verità ho detto il contrario, nel senso, ho detto, io da cittadino e da sindaco mi auguro che ci sia invece un governo, che sia un governo politico, si assumano la responsabilità politica, visto che sono stati eletti parlamentari non solo per prendere 10.000 euro al mese, ma per traghettare il paese fuori da questo momento. Io mi auguro che ci sia un governo, che sia un governo politico e che venga votato da una maggioranza politica. Questo me lo auguro come sindaco e come cittadino. Poi io sono completamente alternativo politicamente a quello che si sta vedendo in questo momento nel paese, ne sono fiero, anche devo dire la verità, di stare lontano e di non appartenere a quei partiti. No, l'ho chiarito, sì, l'ho chiarito. Secondo lei, questi 3 anni a livello nazionale, questi 3 anni al governo, le 2 crisi e la conclusione di ieri sera avranno un contraccolpo sul Movimento 5 Stelle, sulla tenuta e sulla vita del movimento? In politica adesso è diventato tutto molto rapido, immediato, fluido, che magari, che ne so, oggi Renzi, se vai a votare, magari ti danno il 2%, magari fra 6 mesi, che il governo Draghi va bene, gli danno il 15%. Cioè, oggi come oggi, se si andasse a votare, penso che il Movimento 5 Stelle avrebbe non più di un terzo dei parlamentari che ha oggi tra Camera e Senato, penso di sì, anche perché loro hanno disperso un patrimonio di consenso come voto, soprattutto di protesta, devo dire la verità, però forte, che io ho sempre rispettato, riconoscendo quella loro vittoria politica del 2018. È stato disperso e si sono viste anche poi nelle elezioni successive che sono divenute a livello regionale. Insomma, pensiamo alla Calabria, alle politiche raggiunsero cifre, come dire, che andavano ben oltre il 50%, quasi tutti i parlamentari, alle ultime regionali sono andati intorno al 7%. Quindi il movimento adesso sta veramente all'ultima chiamata, cioè o ritrova quello spirito originario che ancora esiste, soprattutto nel voto di opinione, nella base, nei militanti, oppure credo che l'immagine che ne sta venendo fuori è di quelli che comunque stanno aggrappati al sistema ormai romano, quello che loro a parole hanno contrastato per tanti anni, ma che poi con i fatti hanno dimostrato di trovarsi molto bene a viverlo quel sistema. Non sono riusciti a costruire l'alternativa, mo vediamo loro come si porranno di fronte al governo Draghi. Ho letto alcune dichiarazioni, però credo che la situazione è ancora piuttosto fluida. Tramonta definitivamente l'ipotesi per Napoli Fico, che poteva piacere anche a lei, forse si può dire? Ma io penso che nulla tramonta definitivamente, io penso che tutto può accadere, ma se vuole il mio pensiero la vedo molto complessa, cioè in piena crisi, con questa situazione. Io non ho mai pensato che Roberto alla fine si mettesse in questa sfida, ma adesso men che mai. Ultima, secondo lei invece Conte lascerà la politica o fonderà un partito?
Ma detta così, io penso che lui fonderà un partito.